In diretta dal Novi Park di Modena, buona giornata a tutti. Seta investe 2,5 milioni per rinnovare il parco mezzi extraurbano di Modena e Reggio Emilia. Tra poco sentiremo la voce del presidente di Seta e vedremo anche la cerimonia di inaugurazione di questi nuovi mezzi extraurbani. Come scrive Seta nel comunicato, nell'ambito della gara congiunta regionale sono stati acquistati 7 mezzi Man Lions Regio da 14 metri di lunghezza, 93 posti di capacità massima, categoria Euro 6, acquistati in autofinanziamento anche 5 auto snodati Man A23 da 18 metri, 119 posti totali, categoria Euro 5. L'investimento è stato sostenuto all'80% in autofinanziamento. Nuovi mezzi in arrivo anche per il servizio urbano di Modena, 20 bus a metano, saranno consegnati entro il 2017, 10 filobus full electric nel 2018. I nuovi mezzi vengono presentati questa mattina al parco Novi Sad di Modena. Tra poco sentiremo anche la voce del presidente di Seta, dovrebbe intervenire anche all'inaugurazione il sindaco Giancarlo Muzzarelli e anche altri rappresentanti dell'azienda. Intanto è stato cominciando a vedere appunto questi nuovi mezzi. Questo mezzo auto snodato. Vi ricordo che siamo in diretta per Modena Noi TV dal parco Novi Sad di Modena per la presentazione di nuovi mezzi extraurbani. Seta dunque, scrive in un comunicato, prosegue l'opera di rinnovamento della propria flotta in servizio nel bacino territoriale di Modena e Reggio Emilia. Tra poco dovremo sentire il presidente di Seta. Ci ha confermato, quindi può darsi che abbia qualche piccolo ritardo fisiologico. Abbiamo sentito stamattina. Contro luce pieno. Conviene se voi stiate là. Ascoltiamo Vanni Bulgarelli, presidente di Seta. Noi lavoriamo ormai da tempo in una logica di bacino e il bacino di servizio è quello di Modena e Reggio Emilia, anche perché la prossima gara di bacino sarà appunto una gara delle due province insieme, quindi ormai ci approcciamo ad una logica integrata. Questa è un'ulteriore tranche dei 47 mezzi nuovi, parte della gara che abbiamo esaurito lo scorso anno insieme con le altre aziende della regione. 47 mezzi, lo ricordo, per 11 milioni di investimenti. Qui stiamo presentando, qui ne vedete 5, ma sono in realtà 7 14 metri, più 5, quindi ce n'è uno solo, 18 metri, per rafforzare un forte aumento della domanda e come sapete l'anno scorso, ne avete parlato anche voi dell'informazione,
abbiamo avuto problemi di sovraffollamenti, questa è la risposta che diamo soprattutto sulle tratte sulle quali abbiamo registrato i maggiori sovraffollamenti, e quindi andranno a supporto dei servizi già a partire dalle prossime settimane, dai prossimi mesi. Ecco, la vostra è anche una logica, diciamo così, di impatto ambientale. Beh sì, fondamentalmente stiamo rinnovando il parco mezzi con mezzi Euro 5, Euro 5 evoluti ed Euro 6, questi sono tutti Euro 6, 14 metri nuovi, 2 milioni e mezzo di investimenti, quello che vedete adesso, e mezzi che hanno un impatto ecologico estremamente contenuto, quindi un miglioramento significativo della flotta. Ricordo che alla fine del programma, che si esaurisce andare alla fine dell'anno, noi avremo sostituito 161 mezzi Euro 5, Euro 6, gli altrettanto numerosi e inquinanti Euro 0, Euro 1, Euro 2. Bene, il trasporto extraurbano, ma rimane comunque il problema della flotta nel Modena città. Quindi cosa state facendo per migliorare il trasporto a Modena? Ecco, questa è la notizia di oggi, diciamo, perché questa in fondo è la presentazione di un risultato di un lavoro che abbiamo fatto ormai da un anno, perché dico sempre, noi possiamo fare questi investimenti se abbiamo i conti in ordine e possiamo indebitare l'azienda, perché l'azienda può far fronte ai debiti che affronta con gli investimenti. La notizia è che il 22 giugno apriremo le buste della nuova gara in corso, le buste riguardano l'offerta economica, 22 giugno, e sapremo a chi affidare l'acquisto di 20 mezzi a metano per il servizio urbano di Modena. È un fatto molto importante, perché questi mezzi saranno disponibili già entro la fine dell'anno o al massimo i primissimi mesi dell'anno nuovo, sono i tempi tecnici di consegna, 20 mezzi a metano a proposito della qualità ambientale e soprattutto 20 mezzi che sostituiranno in modo definitivo i vecchi bussotto che hanno più di 20 anni. In questo modo noi in poco più di 2 anni, non sono neanche 2 anni che abbiamo il nuovo consiglio di amministrazione, andiamo a sostituire tutti gli oltre 40 vecchi bussotto che erano ancora in servizio urbano a Modena, e questi 40 e più, 43, 44 che avevamo in consegna diventeranno zero, e quindi li sostituiamo integralmente. Ecco, per quanto riguarda la vertenza, invece c'è qualche novità di fondo della settimana scorsa? Diciamo che la novità è costituita dal fatto che noi abbiamo, per un verso, ancora in attesa di avere una risposta sulla proposta che noi abbiamo fatto il 30 marzo, su cui non abbiamo ancora avuto nessuna risposta né formale né informale. Questo è una cosa un po' sorprendente, perché nel frattempo abbiamo fatto più di un incontro, sono stati fatti degli scioperi, ma nessuno ci ha ancora detto se quella proposta che abbiamo avanzato va bene o no, o se la possiamo ridiscutere. Ci ritroveremo di nuovo il 21 con le organizzazioni sindacali, quindi la trattativa prosegue. Per noi fondamentale è l'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, che cambia in modo significativo l'organizzazione del servizio, e per noi quella è una priorità fondamentale, perché, lo ricordo, quel contratto costa all'azienda 2 milioni di euro in più e vogliamo ottenere un po' di produttività in più, perché altrimenti l'azienda non riesce a reggere un aumento di costi a prestazioni praticamente inalterate. Se volete fare la pedana che entra lì, si fica arrivare al luce. Abbiamo sentito Vanni Bulgarelli, presidente di SETA, che ha presentato i nuovi mezzi che saranno in dotazione da SETA da oggi. E ne vediamo alcuni. Mezzi destinati al trasporto extraurbano. Poco ci sarà anche l'inaugurazione vera e propria, dovrebbe intervenire anche il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, mentre vediamo a colloquio con Bulgarelli anche l'assessore alla mobilità del comune di Modena Gabriele Giacobazzi. Noi andiamo a dare un'occhiata a questi nuovi mezzi.
Qui vediamo uno dei mezzi di 18 metri, un auto snodato. In attesa di altre interviste, anche dell'inaugurazione ufficiale che si sta preparando qui al Parco Novi Sad, vi ricordo il comunicato emesso da SETA con un investimento di oltre 2,5 milioni di euro, sostenuto all'80% in autofinanziamento. SETA prosegue l'opera di rinnovamento della propria flotta in servizio nel bacino territoriale di Modena e Reggio Emilia. Da oggi infatti sulle linee extraurbane più alta frequentazione delle due province, Modena e Reggio appunto, circoleranno 12 autobus ad elevata capacità di carico in grado di garantire maggiore efficienza di esercizio, una migliore sostenibilità ambientale e più comfort per gli utenti. Nel dettaglio si tratta di nuovi autobus MEN Lions Reggio da 14 metri di lunghezza, sono 7, categoria Euro 6, capaci di ospitare fino a 93 passeggeri, di cui 57 con posto a sedere più uno posto attrezzato e riservato per disabili, e 5 autosnodati MEN A23 Euro 5, 18 metri di lunghezza, 119 posti totali, di cui 51 a sedere più un posto attrezzato e riservato per disabili. Per tipologia realizzativa e flessibilità di impiego, fa sapere SETA, questi mezzi rappresentano una soluzione funzionale alle esigenze rilevate sulle tratte che servono bacini territoriali contigui, zona di Carpi Correggio, distretto ceramico di Sassuolo Scandiano, zona di Rubiera Campo Galliano, con particolare riferimento alle corse da e per gli istituti scolastici. Tiriamo giù anche questo qua.
in attesa della cerimonia ufficiale di inaugurazione dei nuovi mezzi. Vi ricordiamo che i nuovi mezzi Euro 6 ed Euro 5 della flotta extraurbana di Seta vengono presentati questa mattina al Parco Novi Sad, dove ci troviamo, da dove vi trasmettiamo in diretta alla presenza del sindaco di Modena, che tra poco dovrebbe essere qua, Giancarlo Muzzarelli, presidente ovviamente anche della provincia, assessore comunale alla mobilità Gabriele Giacobazzi, Andrea Burzacchini, amministratore unico dell'Agenzia per la mobilità, fargli onore di casa, Vanni Bulgarelli, che abbiamo già sentito, Roberto Badalotti, presidente e direttore generale di Seta. Vengono mostrate anche le pedane che servono, aiutano per l'accesso ai mezzi da parte dei disabili. Bisogno di un ripasso sulle tratte singolari, scusa, chiedo scusa. No, per basta, certo. Io pensavo che con il problema è una cosa così tecnica. No, c'è tutto un caso, non so, Modena Reggio, c'è questi sono mezzi, quindi vengono utilizzati sulle principali direttrici, eccetera, in relazione ai carico alle esigenze dei vari poli scolastici di avere mezzi più adeguati per coprire le esigenze di capienza. Quindi non c'è una destinazione specifica, c'è una destinazione di questi 7, 4 prevalentemente sul bacino di Modena e 3 prevalentemente sul bacino di Modena. Siete una società unica, quindi può, a seconda delle esigenze, integrare l'utilizzo più sul bacino piuttosto che sull'ambiente. Dopodiché sono una novità come tipologia di mezzi rispetto al bacino di Modena e quindi ci sono alcune limitazioni alla circolazione in alcune sezioni stradali, perché sono mezzi che a differenza dei 18 metri hanno qualche limitazione in più in termini di... Perché non sono stati? La domanda a fare credo al gestore. I 14 metri sono nuovi, 14 metri, sì. Siamo appena autorizzati all'immatricolazione. Posso ricominciare? Chiedo scusa. Movimenti a rafforzare il tragitto degli autobus di Seta, di che tipo di innesto si tratta? Verranno utilizzati soprattutto a scelta del gestore, soprattutto nelle linee più a maggiore richiesta, quelle in cui questo continuo aumento degli studenti richiede una presenza via via maggiore e più grande e di maggiore capienza. Al di là comunque della questione specifica degli studenti, credo che sia fuori dubbio che un maggior comfort, una maggiore presenza del mezzo garantisca senz'altro anche una qualità, un'attrattività superiore dell'intera flotta. Ci saranno investimenti anche nel percorso urbano?
Queste credo che saranno soprattutto nei prossimi mesi, queste sono scelte soprattutto da parte del gestore, però suppongo che il prossimo investimento sarà sul percorso urbano. Abbiamo sentito Andrea Burzacchini, amministratore unico dell'Agenzia per la Mobilità. Adesso dovremo essere pronti per la cerimonia ufficiale, visto che è arrivato anche il sindaco di Modena, che adesso sta visitando appunto i mezzi. Guarda, piccolino! Via Torbido o Galtarossa? Vado a parlare. È rimasto attivo quell'altra pedana? No, no, si spegne anche quello, bisogna attivarlo da tutto. Perfetto. Sì, direi di sì. Ok. C'hai la possibilità di Ecco appunto il sindaco di Modena, colloquio con Valli Bulgarelli, presidente di SETA. Per azionare la sicurezza che ha lassù, che ha sul cruscotto, per attivare. Va benissimo, questi sono tutti dotati di Dove è andato? Siamo in attesa dell'inaugurazione di questi nuovi mezzi Euro 6 ed Euro 5 della flotta extraurbana di SETA, che vengono presentati ufficialmente questa mattina al Parco Novi Sad, alla presenza del sindaco Giancarlo Muzzarelli e presidente della provincia, assessore comunale alla mobilità Gabriele Giacobazzi, Andrea Burzacchini, che abbiamo sentito, amministratore unico dell'Agenzia per la Mobilità. Ci sono ovviamente Vanni Bulgarelli e Roberto Badalotti, rispettivamente presidente e direttore generale di SETA. Tra poco il taglio del nastro. Mentre si stanno sempre sperimentando le pedane che serviranno per l'accesso delle persone disabili sui mezzi. Intanto andiamo sempre a guardare un attimo sempre questi nuovi automezzi, questo auto snodato da 18 metri che servirà la città e anche la provincia. Sono quasi tutti i mezzi che verranno utilizzati per il servizio extraurbano, soprattutto per il servizio scolastico, e che coinvolgerà non solo la provincia di Modena ma anche la provincia di Reggio Emilia. Intanto siamo all'interno di questi mezzi, appunto nuovi mezzi, vedete questo auto snodato, lunghezza 18 metri. Tra poco ecco la cerimonia alla presenza del sindaco. Poche
anche pochissime battute per ringraziare il sindaco, il presidente della provincia, l'assessore Giacobazzi e il presidente Burzacchini. Diamo e un brevissimo cenno per questo ulteriore lotto dei mezzi della flotta Seta destinati prevalentemente al bacino di Modena e comunque al bacino di Modena Reggio Emilia. Qui vedete 5, 14 metri nuovi Euro 6 e un mezzo invece 18 metri per il servizio urbano di Modena, avrà altri 4 fratellini, quindi sono 5 mezzi che entreranno in servizio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Questo è stato un investimento importante perché? Perché noi l'anno scorso, e lo ricorderete, abbiamo avuto più di una sollecitazione, più di un reclamo per i sovraffollamenti, perché per fortuna la domanda cresce e quindi abbiamo bisogno, non potendo mettere più corse, non potendo mettere più servizi, per ovvie ragioni di limite delle risorse, abbiamo comprato mezzi più grandi, in modo tale da superare appunto i problemi di sovraffollamento. Questi andranno prioritariamente nelle linee sulle quali abbiamo avuto questo tipo di problematiche. Si tratta di mezzi, ripeto, Euro 6, quindi il miglioramento ambientale ed Euro 5 nettissimo, lo ricordo perché vanno a sostituire degli Euro 2 e tra l'altro, detta tra parentesi, gli Euro 2 da quest'anno non godono più del rimborso delle accise, anzi dal 2016 non godono più del rimborso delle accise e questa è una penalizzazione per l'azienda e questa invece è una risposta positiva all'investimento. Parliamo di un lotto che fa parte dei 47 nuovi usati per 11 milioni di investimenti che stiamo completando. Ormai resta solo l'ultimo lotto dei 7 doppi che devono arrivare, nuovi 18 metri che arriveranno entro la fine dell'anno e stiamo parlando, ripeto, di un investimento di 11 milioni, quello che vedrete, la parata attuale, sono 2 milioni e mezzo di investimenti, quindi risorse importanti e come dico sempre le possiamo fare perché abbiamo i conti in ordine, altrimenti noi non potremmo fare questi investimenti. Lo ricordo perché il nostro piano industriale l'abbiamo potuto rinforzare di ulteriori 2 milioni e mezzo di investimenti e alla fine del piano avremo sostituito 161 mezzi e in poco più di 2 anni, questo per dare un'idea dello sforzo che stiamo facendo. La notizia di oggi, lo dico al sindaco perché credo valga veramente la pena, è che il 22 giugno apriremo le buste della gara, della seconda gara regionale e queste buste per quanto riguarda noi prevedono l'acquisto di 20 autobus a metano 12 metri dedicati al servizio urbano di Modena. Perché è importante questo acquisto? Perché finalmente riusciremo ad azzerare i bussotto che hanno fatto, come dire, la loro storia, acquistati nel 97-98, quindi potete voi fare un calcolo, e quindi andare alla fine dell'anno, primi dell'anno nuovo, tra dicembre e gennaio, arriveranno questi 20 mezzi a metano, quindi miglioramento della qualità ambientale, miglioramento del comfort e delle prestazioni, compresi accessori di riscaldamento e aria condizionata, giusto per ricordarlo, e quindi diciamo siamo anche qui alla soglia di un altro importante salto di qualità per il servizio urbano modenese e io credo che diciamo, questo debba trovare diciamo, la migliore risposta con i numeri e con le cose fatte a tutte le discussioni, alle polemiche che ogni giorno dobbiamo leggere. L'ultima battuta è che a settembre, il 6 settembre se ricordo bene, apriremo le buste per l'offerta dei filobus. Il filobus full electric su cui abbiamo più volte commentato e proporremo al prossimo consiglio di amministrazione di non comprarne 10 ma di comprarne 12. 8 sul piano industriale per il 2018, quindi già il prossimo anno, e altri 4 per i primissimi mesi dell'anno. In modo tale che con i 12 metri riusciamo quasi a completare il servizio della linea 6 che disponiamo. Questo è un elemento anche qui estremamente importante e significativo, si tratta di mezzi assolutamente all'avanguardia e se come dire, anche qui tutto funziona, a settembre del prossimo anno entrerà in servizio i primi filobus full electric e anche questo sarà una risposta importante perché, come abbiamo detto più volte, introdurranno al sistema filoviario attuale una flessibilità che oggi il sistema non ha. Questo è il lavoro, lo sforzo nostro, sindaco. Soltanto per dire grazie, ad Ama, suo presidente Burzacchini, per dire grazie a Seta, a Bulgarelli e a tutti i dipendenti di Seta per l'impegno profuso
per assicurare un trasporto pubblico locale degno di questo nome. L'amministrazione comunale ha deciso di impegnare uomini e risorse, ringrazio Giacobazzi perché è costantemente impegnato nella dinamica di seguire il percorso di qualificazione di SETA e soprattutto per continuare a verificare gli investimenti che SETA sta facendo, che sono investimenti programmati, investimenti in raccordo con la Regione Emilia-Romagna, che ringrazio, ma soprattutto che hanno un obiettivo molto chiaro, potenziare il trasporto pubblico locale e creare un comfort migliore per i nostri concittadini, dentro ad una cornice di sostenibilità più ampia rispetto a quella che fino ad oggi abbiamo avuto. E quindi mezzi ecologici, mezzi, ho sentito la conferma anche dei mezzi elettrici che consentiranno una mezza rivoluzione anche per il centro storico, e quindi mezzi a metano, mezzi elettrici, mezzi Euro 6, e quindi il miglioramento anche delle performance ambientali che per noi sono fondamentali, e quindi andiamo avanti così, speriamo che gli utenti capiscono lo sforzo che stiamo facendo per migliorare il servizio e quindi anche la fruibilità di questo servizio nell'ottica di una mobilità sostenibile e durevole, che è l'obiettivo della nostra amministrazione. Zacchini, presidente di AMO, voglio solo ricordare, se lo siamo dimenticati, che i MAN sono dotati di montecarrozzina automatica pienamente efficiente, e anche da questo punto di vista alla fine del nostro programma noi passeremo dall'attuale 55% di mezzi dotati di pedana o montacarrozzina all'85% di mezzi dotati di pedane e carrozzina alla fine del nostro percorso, che ormai si va concludendo. Lo sottolineo, ricordo ancora giustamente, è un ringraziamento anche noi della Regione, questi 2,5 milioni che vedete qui parcheggiati, anche quelli che non ci sono, insomma, sono 2,5 milioni, 500.000 euro sono il contributo della Regione, 2 milioni sono sul bilancio di Bursacchini. Ne approfitto per ricordare, unisco ovviamente i ringraziamenti, in pieno accordo con quanto dichiarato dal Presidente Buderelli e dal Sindaco Muzzarelli, ne approfitto per ricordare che AMO sta collaborando con l'assessore Giacobazzi, con il Comune e anche con alcuni comuni della provincia per la creazione del PUMS, del Piano Urbano sulla Mobilità Sostenibile, che in alcuni casi, negli altri comuni, anche piano di distretto, piano di unione di comuni. In questo senso è chiaro che il trasporto pubblico è uno dei tre pilastri, delle tre componenti sostenibili del piano urbano della mobilità, oltre ai piedi e al trasporto su bicicletta. Di conseguenza questa scelta non può che favorire quello che è l'obiettivo del comune e dei comuni, cioè di uno spostamento del trasporto privato, del trasporto verso le modalità più sostenibili, e di conseguenza non possiamo che rallegrarci, e questo è veramente di buon auspicio per la creazione di un PUMS in questo senso. Bene, grazie. Bene. Giancarlo, Giacobazzi, non avete già detto tutto, sono proprio le battute queste, che questi investimenti sono resi possibili da qualche, diciamo, contingenza esterna, come il prezzo del carburante, che consente dalla raffinazione, dall'assestamento del bilancio, ma anche dalla politica tributaria, che a fronte di qualche sacrificio per resistenze estemporanee consente di accumulare qualche risorsa che migliora la qualità del servizio a favore soprattutto di coloro che sono utenti stabili e che usano il mezzo pubblico per necessità o per scelta di vita. Grazie assessore, grazie a tutti. Simbolico perché è caldo, sindaco, quindi caldo e dolce. Simbolico. Simbolico. Anni, grazie. Caldo e dolce. Simbolico. Va bene, la saluto di tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Con queste immagini della cerimonia di inaugurazione dei nuovi mezzi di seta noi chiudiamo
il nostro servizio dal Parco Novi Sad. Vi ricordiamo, nuovi mezzi Euro 6 ed Euro 5 della flotta extraurbana di Seta sono stati presentati ufficialmente questa mattina al Parco Novi Sad, alla presenza del sindaco di Modena, il presidente della provincia Giancarlo Muzzarelli, dell'assessore comunale alla mobilità Gabriele Giacobazzi, di Andrea Burzacchini, amministratore unico dell'Agenzia per la mobilità, fagli onore di casa, Vanni Bulgarelli e Roberto Badalotti, rispettivamente presidente e direttore generale di Seta. Altri servizi, interviste e immagini trovate sul nostro portale modenanoi.it nella pagina della cronaca a partire da oggi pomeriggio. Vi ringraziamo per averci seguito, vi salutiamo e restituiamo la linea dal Parco Novi Sad allo studio.